Parlo con Gamacingo. Sì, Gamacingo, dimmi. Sì, ciao, sono Cesarina. Ciao Cesarina. Ciao a tutti e due. E ora da po' da non studiosa, da casalinga, da mio... quando che, Claudio, te l'ho fatto ancora queste domande, quando che c'è scritto che domando a questo che, quello che ha detto sta signora o signorina qua, ecco, quando che dico sempre quanta gente che sapeva leggere e scrivere quando chi ha scritto la Bibbia, i Vangeli e tutto questo. Sì? Ecco, e ora queste domande che mi me faccio, a poco credo che viene fuori, perché anche qua che viene fuori che Gesù di Nazareth non era un povero, ma era un... No, no, ma sono stupidaggini queste. Ah, sai. Ecco. Sono tutte stupidaggini, perché le interpretazioni sono tante. Poi per quanto riguarda quanta gente sapeva scrivere, a Roma c'era una grossa quantità di persone che sapevano leggere e scrivere. È stato con l'avvento del cristianesimo che la gente non sapeva più leggere e scrivere. Ah, ecco. Noi abbiamo tantissimi testi di critica al cristianesimo che sono stati bruciati e distrutti. Ecco, e ha preso il sopravvento, ma ora dopo dal cristianesimo ora si sta chi ha tenuto la gente proprio azzerare tutto esatto. Quello che sapeva, insomma. A un certo punto ecco. Poteva leggere e scrivere solo che andava in seminario. Sì, quelli che faceva carriera mediatica, esatto. Insomma. Esatto. Ecco, va bene, ciao, vi ciao. Saluto, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Io ecco, vorrei aggiungere un tema molto divertente sul costo delle chi sapeva leggere e scrivere, cioè sulla capacità di Dio di scegliere anche le persone istruite o di essere capace di capire il mondo. Benissimo. Prendiamo l'Islam, prendiamo Allah. Benissimo. Allah, quando si è manifestato a Maometto, disse a Maometto, leggi. E Maometto era analfabeta. Cioè, questo significa che anche il Dio ha una capacità di potenza non indifferente. Infatti, Maometto, di fronte a questo ordine di Dio, di Allah, di dire leggi, non sapendo leggere, cominciò a portare in giro il Corano tramite solo la parola. Cioè, questo dimostra chiaramente... dal punto di vista logico l'assurdità di questo Dio, cioè un Dio che è un Dio creatore del mondo, che è un Dio assoluto, che è tutto quanto la base, non sa trovarsi un mediatore che sappia leggere e scrivere, e più dopo trova un alfabeto e gli dice leggi. Cioè, questo per dimostrare una cosa, insomma, c'è proprio questo è un... Beh, ma sai, se aveva i poteri del New Age, lui poteva con colpo di bacchetta magica far imparare a leggere e scrivere immediatamente, cioè, con tutto il suo potere di creazione dell'universo, vuoi che no, insomma. Io ho molta fede. Va bene. Sai in che cosa? Nelle allucinazioni. Sì, però credo che stiamo attenti alle allucinazioni perché sennò ci mandano fuori. Io vorrei andare avanti. Sì. Prendiamo la telefonata e poi comincerò la rassegna stampa. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ah, scusami, sono ancora io. Dimmi. Ecco, scusatemi per prima, non sono stata molto chiara, ma ho trovato il giornale dove avevo... tratto quello che poi avevo cercato di descrivere in maniera così... Vabbè, allora, se permettete vi leggo due righe. D'accordo. È quello che volevo dire di questa New Age. Allora, qui c'è il titolo, ma quest'era è antichissima. E per il teologo il mix di idee è il frutto di un sacchetto, vabbè. Allora, di veramente nuovo nella New Age c'è solo l'emozione che tanta gente prova parlandone. Per il resto questa era commerciale religiosa è fatta di cose antiche e antichissime. Parla di al di là come se ne parlava del Medioevo, con i suoi spiriti guida Dante, scrisse la Divina Commedia. Parla della magia, dell'astrologia e degli enchantements come se ne parlava nel Rinascimento. Saccheggia la vecchia teologia cristiana e della Kabbalah. Importa culti aztechi e sciamanesimo, diffonde il politeismo, accantona la medicina ufficiale, riscopre terapie millenarie. Se cita qualche moderno, cita Jung quando parlava di queste stesse cose, o quei fisici quantistici che riguardano la struttura della materia la pensano più o meno come Mosè e Gesù, eppure l'entusiasmo che suscita è senza precedenti. Non era mai successo che l'Occidente fosse così aperto e insensatamente fiducioso nei confronti di tante culture religiose, tutte insieme. Ho capito. Sì?
vabbè, dato che siamo agli inizi, nessuno capisce ancora perché nessuno intellettualmente equilibrato si compromette parlandone sul serio, anche perché sospetta a ragione che si tratti di qualcosa di pericoloso. E ha ragione davvero, la New Age è sorta spontaneamente in America dopo la morte di John Wayne, ultimo esponente della Old Age, della vecchia, sì, della vecchia guardia, e per metà Babbo Natale, per metà tranquillamente una tigre feroce, la versione femminile sfrenata di Babbo Natale. Vabbè, poi tutto il resto ve l'ho detto prima, grosso modo, sì. Più o meno era questo che volevo sentire, una vostra opinione, e siccome prima non pensavo di non essermi fatta capire bene, ho voluto leggere. Sì, fatta capire benissimo. Ecco, comunque, so, il giornale da dove lo leggo, ho letto questo, è Panorama, e quindi, vabbè, insomma, hanno le loro idee. Sì, sì, d'accordo, comunque si legge comunque sempre dappertutto. La dove metano... troviamo qualcosa, noi lo leggiamo dappertutto. Sì, sì, la me... cosa? Scusa? La radio. Dove troviamo qualcosa di interessante, noi lo leggiamo su qualsiasi giornale. Dove L'ho sentito? No. Aspetta che mi avvicino alla radio. Sì. Dove troviamo qualcosa di interessante, noi lo leggiamo da qualsiasi giornale. Sì. Non abbiamo prerogative per nessuno. Esatto. Sì. Ecco, allora sentite, io vi ascolto allora. D'accordo. Vabbè, ciao Francesco. Sì. Qualsiasi giornale si dia delle cose, noi le leggiamo da qualsiasi, non abbiamo, sì. per i politici o altre cose, l'importante è cercare. Io addirittura dati. Alcune volte con profondo schifo vado anche nelle librerie cattoliche a comprare qualche libro, di conseguenza. Io ho un libro scritto dai gesuiti sulla storia dei gesuiti, per cui peggio di così penso che sia. No, se vuoi... Ecco... Accenniamo di questo della New Age, cioè la New Age non porta al politeismo, non porta neanche al paganesimo, perché loro sostanzialmente accettano il discorso cristiano, infatti loro chiamano il Cristo cosmico. Qualsiasi manifestazione di tipo culturale, politico, religioso, che accetti il discorso di un Cristo, cioè o del Dio dei cristiani, o che poi non è mai esistito, comunque che accetti questa cosa, è una religione che appartiene al monoteismo, cioè nel senso che riconduce sempre a qualcosa, perché per i... monoteisti c'è stata la necessità che arrivasse un qualcuno, perché prima non c'era niente, se no altrimenti rimaneva nell'ignoranza. E per il monoteismo è così la cosa, nel senso che c'è bisogno di essere salvati. Il paganesimo e il politeismo non hanno nessuna necessità di salvezza. Ma poi una cosa fondamentale che divide il politeismo e il paganesimo dalla New Age è che noi pagani non pensiamo che uno ti possa regalare la tua vita, il tuo percorso, le tue esperienze, la tua vita. Cioè io non penserò mai come pagano di poter trasmettere a un altro il mio modo di vivere. Cioè non potrò mai dire vivi così se da pagano, io dico devi vivere te la tua vita, devi farti le tue esperienze, devi affrontare la vita, devi capire le cose, cioè le devi vivere. E sarebbe comodo che io ti andassi a regalare una visione come vuole fare la New Age. Cioè, la New Age, la cosa più pericolosa è che hanno la mania dei maestri, dei santoni, cioè questi santoni che detengono la verità, tu vai lì, ti dicono quattro parole e ti hanno comunicato la verità. Questo è pericoloso, questo è assurdo. Ma allora come ci si sottomette a un santone, a un maestro, ci posso dopo sottomettere a un prete e a un papa? Sì, ma anche quando si usa il termine Cristo, il termine Gesù, il termine Dio, se non vengono assolutamente precisati, no? Vengono definiti in maniera diversa. Noi abbiamo per esempio la stregoneria gnostica, usa moltissimo il termine di Gesù. Però se io usassi quel tipo di termine, cosa succede? Succede che il cattolico dice, ecco sì, è come dici tu, però è sì come dici tu, però quando si tratta di la pratica sociale diventa invece come dice lui. Praticamente io vengo ingannato, vengo truffato con un'altra visione, con un'altra descrizione. Infatti questo è uno dei motivi, uno dei due o tre motivi per cui la stregoneria gnostica è stata sconfitta. Primo, l'uso dei termini e i referenti che ha usato. Poi il Dio sconosciuto davanti al quale metteva in ginocchio le persone e poi tutta una serie di altri peri, di altri misciamenti. Però io non potrò mai usare il termine Gesù, perché la descrizione del Gesù è sempre la descrizione dei Vangeli ufficiali. Anche se esistono delle descrizioni alternative che io adesso ho, perché sotto la sabbia nel deserto per 1500 anni si sono conservati
di testi gnostici, io riesco a capire che là c'è stata un'operazione di stregoneria, però non posso più riutilizzarla quell'operazione di stregoneria, posso al limite usarla per analizzare altre cose, ma non posso più riutilizzarla perché è stata sconfitta. Quando in stregoneria c'è la sconfitta in sé, cioè quando una via di stregoneria viene sconfitta da lì dentro, e succede quando il potere, quando il possesso prende quella via e la storpia per i propri significati. Cioè, se io oggi facessi il paganesimo, costruisco il paganesimo, dopodiché il comando sociale dice: bene, qui c'è Giove, qui c'è Venere, qui c'è Marte, mettetevi in ginocchio, quella via pagana sarebbe sconfitta. Cioè, questo è il pericolo, cioè è l'assunzione da parte dell'altro delle immagini per mettere in ginocchio le persone. Per cui ogni volta che uso il termine il Cristo, il termine Gesù, anche se io do significazioni diverse, significati diversi, di fatto, siccome il significato portante è quello di Vangeli ufficiali, tutta la mia teoria, anche se è bellissima, anche se è perfetta, andrebbe stuprata proprio per far funzionare i Vangeli ufficiali. E io non farei altro che portare acqua all'orrore, esatto. Per servire l'orrore sempre. Se io parlo di angeli, io servo l'orrore a cui questi angeli servono. Cioè, io non ho la forza per imporre la mia visione, io sarei il servo di qualcos'altro. Per questo non lo posso fare. Sì, ricordo sempre che chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700. Sì, Radio Gamma, dimmi. Cristiano, ciao. Niente, volevo dire una cosa soltanto, perché qui siamo in fine millennio, ne vengono. No, siamo tante, fine millennio. Purtroppo. Siamo 2000. Comunque, sai che cosa ha detto Don Juan dei prezzi? Delle monache, di cui tutte queste nate qui, ha detto: non verranno mai sconfitti. Semplicemente perché, come noi, ha detto Don Juan, come noi stregoni, pur rinunciando al mondo ci vivono in mezzo, e coloro che li combattono sono persone vuote. Questo cito Don Juan. Sì, no, conosco la citazione, però tu sai che noi non eravamo ancora nati. Questa roba. È proprio caduta la linea. Tiziano, tu sai che quando Don Juan ha detto questo a Castaneda, noi non eravamo ancora nati. Cioè, in stregoneria non sempre io posso spostare il metro un attimo più avanti. Castaneda era un cattolico e Don Juan doveva insegnare a un cattolico, cioè doveva costringere un cattolico a portare un metro più avanti. Per cui questa affermazione che tu fai, che è vera nel senso che è scritta, non è vera in sé, cioè non appartiene alla stregoneria, proprio perché il discorso è quello di abbattimento del cattolicesimo e delle suore. Infatti lui, Don Juan, dice: le suore dei preti vivono in mezzo agli uomini, appartengono agli uomini. In realtà non è vero. Cioè, però siccome a Castaneda faceva piacere sentirsi dire questo, e attraverso questo lui assorbiva tutto il resto, Don Juan gli vendeva questo. Infatti gli diceva: io ti ho raccontato un sacco di stronzate, e gli ha detto: però quello che faccio tu lo imiti. Pronto? No. Sì, ecco, io volevo aggiungere una cosa, che avevo fatto una battuta all'inizio sul fine millennio, cioè nel senso che il fine millennio esiste per i cristiani, ma la caratteristica di un pagano non è mai quella di contare, cioè nel senso che se noi volessimo contare potremmo contare da tantissime altre date, cioè nel senso che se noi volessimo cominciare come fanno qualcuno dalla fondazione di Roma saremmo già nel 3000, nel 2751 di conseguenza 2000 l'abbiamo già superato, sono loro che sono indietro, cioè nel senso è loro che hanno commesso un errore di calcolo e loro pensano di essere la fine. Anche perché c'è il discorso millenaristico, cioè il passare delle epoche. In un'epoca pagana non è mai traumatico, cioè nel senso che gli anni possono passare l'età, possono passare i periodi, e il periodo che arriva va sempre vissuto. Introdurre un discorso di tipo fine millennio, dal punto di vista cristiano, significa dargli forza, perché loro hanno creato il terrore del fine millennio. Perché dopo c'è il discorso della fine del mondo, delle apocalissi e così via. Ma le uniche apocalissi che possono costruire sono quelle che possono costruire gli uomini, cioè nel senso tutto quanto opera dell'uomo, cioè nel senso che un'apocalisse si può verificare non per la volontà di Dio, perché Dio non c'è, ma per l'errore dell'uomo. Dopo c'è l'imbecille che si costruisce la casa sotto il vulcano perché c'è un bellissimo paesaggio. Oh, il vulcano, che cattivo, mi ha distrutto la casa. Tu sei un imbecille, non il vulcano. Sì, per fare un esempio stupido, cioè nel senso, un'apocalisse di fine millennio, quella sarà quella dei computer. Quei computer che non sapranno usare la cifra, la data ad 8 numeri. Il mio sì. Una bidonata però l'ha già fatta, perché
nel 1000 doveva essere già sì. No, vabbè, ma nessuno si accorta che passava l'anno 1000 in realtà. Vabbè, cominciamo un po' di rassegna stampa. Sì, allora, dal Gazzettino, da Repubblica, quello che volete, insomma, del 7 gennaio, da Repubblica del 7 gennaio 1998, è stata mozzata la testa alla sirenetta di Amsterdam. Di Copenaghen, scusate. Io ce l'ho un po' a sangue, perché? Perché esiste sempre il discorso della truffa. Abbiamo un'organizzazione che secondo me è mafiosa, dal punto di vista filosofico, etico e morale, che è la Walt Disney, che sta stuprando tutte le storie possibili e immaginabili. Nel gobo di Notre Dame leva via tutto l'anticlericalismo che c'era dentro, stupra tutta la mitologia di Ercole, tant'è che i greci sono rifiutati di fare questa rappresentazione, che è incredibile. Qua sembra una specie di Rambo con i denti del dentifricio, una roba del genere. E la sirenetta, la stessa favola della sirenetta, è stata distrutta da Walt Disney, cioè in pratica si è fatta questa storia melensa di questo personaggio che si dà al principe e l'amore che trionfa. In realtà la storia di Andersen è che quando si rinuncia alle proprie determinazioni c'è solo tristezza e morte, cioè quando la sirenetta rinuncia di essere sirenetta e trasformarsi in essere umano per donarsi a questo, per cui per sottomettersi, per rinunciare a se stessa, costruisce la sua distruzione. Infatti lei nella favola fa una grandissima brutta fine, perché ha rinunciato di essere se stessa, ha rinunciato alle proprie determinazioni, ha rinunciato al proprio potere di essere. Questo è il senso della favola di Andersen, mentre invece il senso della favola di Walt Disney è veramente un obbrobrio, è qualcosa di abominevole, di violento, di schifoso, gli esseri umani che rinunciano a se stessi, e questo è abominevole. Chiaramente qualcuno gli ha mozzato la testa pensando alla favola di Walt Disney, perché c'è un'operazione militare per far dimenticare il vero senso delle storie, il vero senso delle favole. Un giorno vi racconterò la favola della conoscenza come in forma di bambolina. Non mi ricordo più come si chiama, comunque non ha importanza. Andiamo avanti ancora dalla Repubblica, o anche dal Gazzettino, tanto lo stesso, del 7 gennaio 1998. Ucciso in un gioco sadomaso, e ora si segue la pista gay del cerimoniere del Papa, di uno dei cerimonieri del Papa. Qual è il vero discorso? Il discorso sui gay fatto dal Vaticano, dal cristianesimo. Allora, il cristianesimo condanna i gay. Perché condanna i gay? Perché condannare i gay controlla tutte le persone che sono gay. Nonostante questo, il cristianesimo è fatto da gay. Allora, il gay è accettato all'interno del cristianesimo nella misura in cui diventa potere, diventa possesso, nella misura in cui si fa potere e aiuta il potere a possedere le persone. Non è accettato nel cristianesimo quella persona che semplicemente sviluppa la propria sessualità, ma è una sua persona, cioè una persona come tutte le altre. Questo non è accettabile perché non viene sottomesso. Purtroppo questo gioco è un gioco del massacro emozionale che viene portato avanti dalla Chiesa Cattolica. Andiamo avanti ancora, dal venerdì di Repubblica dell'8/1/1998. Dunque una lettera a Scalfari, dove Scalfari risponde e dice: siamo laici o integralisti? Sono uno studente di 17 anni del quarto liceo, affezionato lettore del giornale, eccetera. I miei genitori, quando entrai in prima elementare, liberi di scegliere, dissero no coerentemente con la loro cultura laica e continuarono così anche in seguito, perché ritengo che non è compito della scuola statale proporre un credo religioso dal punto di vista dottrinale. Da allora sono diventato un discriminato tra i tanti in prevalenza di altre religioni. Ho vissuto esperienze sgradevoli che non dimenticherò mai nella scuola dell'infanzia e dell'adolescenza, quando non dovrebbe esistere proprio l'allontanamento dal gruppo per la religione, insegnanti seccati di doversi occupare di me, qualcosa di alternativo dentro uno stanzino senza finestre, oppresso dall'angoscia e la solitudine. Ma vai in classe, un po' di religione non ti fa male, affermano questi insegnanti. La repressione parte da qui, cioè la violenza è questa, non è semplicemente quello che bastona, cioè, da qui c'è la violenza dei campi di sterminio, cioè da queste affermazioni si costruisce. Ti farebbe bene. La tensione dei miei genitori, sempre vigili e pronti ad intervenire, per me e mia sorella, ho anche appreso a mie spese che la consapevolezza dei valori dello Stato laico va di pari passo col grado di scuola, passando da maestre che al di fuori dell'ora di religione facevano i presepi, l'albero di Natale, le stelline, le rappresentazioni religiose fuori dalla religione, per cui l'insegnamento è tutto religioso,
Mano a mano che si va avanti nelle scuole viene mitigata un po' la media e al liceo finalmente si ricomincia a respirare. Dice questo ragazzo: sto cercando di assorbire la rabbia, l'insofferenza e l'avversione per l'ipocrisia italiana bigotta e opportunistica, grazie anche ai professori di italiano e filosofia, dalla mente aperta e critica, ma non è facile. E così via. Cioè, in pratica, chi non fa religione a scuola italiana viene discriminato. C'è banchi messi in corridoio, bambini offesi. Cioè, io col preside ho dovuto discutere la faccenda più di qualche volta. Ho dovuto minacciare di picchiare una suora perché aggrediva mia figlia. Cioè, non so se vi rendete conto. Facevi bene a picchiare la suora. Forse gli faceva bene la suora. Vabbè, è caduta anche questa. Comunque l'insegnamento della religione cattolica nella scuola purtroppo è un attentato militare, un attentato militare ai bambini. Si batte a pensare poi al tentativo di introdurre il finanziamento alla scuola cattolica. Pronto, parlo con... Radio Gamma, sì. Buongiorno. Buongiorno. Abbasso la radio. Sì. Ecco, dunque, mi ha fatto un po' sorridere la frase ultima che ha detto Claudio. Sì. Posso darti del tu? Sì, sì, lo stesso, indifferente. Allora, hai detto, ho dovuto litigare anche con la suora. Sì, sì, minacciavo di spaccare la testa. Allora, perché aggrediva mia figlia, una bambina alle scuole materne. Alle scuole materne. Allora, come mai una persona come te, che predi, mi rispetto tutte le idee, hai messo tua figlia in una scuola dove sei una? No, scusa, sento io... pochissimo o che altro. Senti, ti preciso? Mi senti? Sì. Allora, ti preciso. Questa era una scuola statale e la suora aveva l'insegnamento all'interno della scuola statale ed era qualificata alle altre maestre vincitrici di concorso e aveva il diritto all'insegnamento. E si presentava a scuola statale vestita da suora. E quando si è accorta che mia figlia non è battezzata, è stata letteralmente aggredita da questo personaggio, dal furore della conversione. Oh, una bambina da 3 anni, 3 anni e mezzo. Cioè, la suora ha mancato, dovevi... Ha mancato? Dovevi, no, dovevi, è un attentato questo. Questo è un attentato. Alla curia, insomma, ai suoi superiori. Ma scherzi, ma i suoi superiori sono i mandanti. Prendersela con te. No, la suora è un criminale, i suoi superiori sono i mandanti. Questo è, no, non ci sono mediazioni o scusanti. Allora, questo è un criminale e deve andare in galera, allora, perché è attentato alla Costituzione. Questo è un attentato alla Costituzione, tanto per essere chiari. E doveva essere lei, cioè la procedura nei suoi confronti doveva essere d'ufficio. Perché è attentato alla Costituzione, ai diritti costituzionali di una persona. Rispondimi questa. Vabbè, dovevi andare avanti? No, non si può. Come? Non si può. Non è possibile, giuridicamente non è possibile. E dire le tue idee. Ma scusa, qua non siamo a giocarci, qui c'è una persona che viene aggredita, una bambina di 3 anni che viene aggredita da un adulto. Un momento, aveva aggredito una volta, ma quando che so il corrente, ma infatti io la suora, un momento, infatti, calma, ma infatti sarebbe stata, no, l'hanno presa le altre maestre, il direttore didattico, e l'hanno allontanata. È vero, cioè nel senso che hanno detto: tu quella bambina non devi neanche far finta che esista, devi far finta che però non esista. Però è rimasta nel quel posto di lavoro. Certo, ma non mica rovinare il posto di lavoro a una persona. E tu sei stato zitto. No, io ho fatto i passi che dovevo fare, ma non dovevo fare altro, insomma. Infatti lei si è mangiata la suora, è stata allontanata da mia figlia. Allora, questo è un fatto grave. È grave, sì, grave, ma che guarda che tutti i bambini che rifiutano l'insegnamento religioso subiscono questo. Andava in convento dove che aveva deciso di fare assurdo. Ma questo è il cattolicesimo, è questo, non è a cose diverse, questo è il cristianesimo. Chi è cristiano deve distruggere chi non la pensa come lui. Sono tutte cose, chi che sei invece ateo, bene. E distrugge chi? No, non è vero, no, non è vero, no, non è vero, no, non è vero. Mi accetto tutto, No, ma... Mi invece non credo né uno e nell'altro. Sì che per me tutto va bene. Solamente battere i miei pesti ai piedi. Ecco. Però questo quando sono rimasta detto... quando hai detto a suora, come? Uno che predica come ti mette a picquare, dai, a munega, no?
No, no. Ad esempio, guarda, io ti posso dire un'altra cosa. Questo mi dà fastidio, non nel tuo caso qua. Mi sento tanta gente contrario ai preti. Ripeto, non me va, perché in mania ischeia a sbaffo. E dice su tanti preti, però gli manda i ragazzini, i figli, perché così è qua, e io vedo che i miei occhi davanti a Mune o al prete, oh, i complimenti. Perché non ne possono fare a meno? Non ne possono fare a meno. No. Per esempio, se tu sei in un circuito economico, non puoi fare a meno di mandare tuo figlio alla scuola chic in mano dei preti. E allora mandi tuo figlio alla scuola chic perché si aprono delle porte. Cioè, esistono dei condizionamenti per cui anche se tu non sei d'accordo, di fatto lo fai. Sì, cioè, è una grande ipocrisia. È vero, ma fa parte del cattolicesimo questo. Allora, questa è veramente ipocrisia. Allora, se inutile lamentarsi dei preti, dire che da giù la schiena e dopo te cai e braghe. Questo non ammetto, cioè, perché i figli possono essere educati e anche istruiti senza andare. Vedi, amica mia, io non predico una società di eroi. Cioè, io capisco le persone che se la mangiano e le persone che si arrendono, le persone che non ce la fanno, io le capisco benissimo, anche gente ricca, anche gente culturalmente elevata. Cioè, io so cosa significa affrontare un combattimento giorno per giorno. Che tanti vi mandano per sentirsi in, hai capito? Anche perché per non far sentire auto e fio. Categoria. E con tanti sacrifici vi manda. Comunque gli affari sui. Sì, va bene. Interessa. Mi posso dire che dalla chiesa ho avuto un trauma, quello sì. Un trauma perché erano altri tempi, io no, ho 35 anni, sì che la mentalità era diversa. Però, dico sempre molto che ho vissuto, me ne vado a fare altamente, insomma. Ecco, non lo seguo proprio scrupolosamente, malgrado che su sta battesacre, ma... Comunque, guarda, al di là di quello che tu sei o quello che tu credi, finché tu continui a seguire quello che è dentro, sei sempre a posto. Sono sempre? A posto. Dio, mia, mia coscienza è a posto. Anzi, mi sento truffata dalla Chiesa. Questo... Perché io ho seguito i loro insegnamenti e qua c'è parte delle grandi fregature. Se sapessi quanta gente che mandava a quel paese Gesù di Nazareth quando si sono accorti che non veniva più dai nuvoli. Però, Claudio, devo dire che qualcosa c'è. Adesso mi dico la mia opinione da poverina. Sì? L'individuo ha bisogno di credere in qualcosa. No. Sì. Amica mia, senti un po'. È perché è abituato. Quando tu dici qualcosa c'è, no? Sì, c'è. O tu stai seguendo una dottrina e allora dici c'è quella dottrina, oppure c'è un tuo sentire. Cioè c'è qualcosa che cresce dentro di te. Esatto. Allora, quel qualcosa che cresce dentro di te c'è, esiste, ed esiste anche chi attorno a te sollecita questo crescere. Cioè, noi affermiamo che... Attorno a me chi sarebbe? Qualunque cosa, il vento, l'aria, la terra, le piante, il vivere, l'alba, tutto quello che è vivo attorno a te dice che c'è qualcosa. Ma identificarlo con un padrone, identificarlo con un Dio, mettersi in ginocchio, questo non è quello che sollecita qualcosa dentro di te, se no te saresti bigotta. Non so se mi spiego. Cioè, ogni persona è un Dio che deve crescere, un Dio che deve crescere dentro ogni essere umano. E questo Dio viene sollecitato dal mondo che c'è attorno, capito? E quando tu senti, dici qualcosa c'è, è perché c'è il mondo. Cioè, perché la forza dell'espansione, la forza delle trasformazioni, il pathos, il sentimento, ci viene da questo mondo. Dopo noi ci hanno educati a pensare a Dio, allora tu, anziché trasferirlo sul mondo che ti sta attorno, lo trasferisci su Dio. Ma questo è un condizionamento. Però non è che ci sia Dio, c'è il mondo che ti chiama. E lo senti come sei tu, a modo tuo. E ora cosa succede? Niente. Illuminami. Niente, continua a sentire. E pian piano crescerai per quello che serve a te. Non per quello che ti dico io non ti do la verità. Mi serviria un po' chi è scherzi. Ah beh, ma questi lo sai da tutti, amica mia, specie gli altri puariti. Mi
ad esempio tutte le mie lotte, se perché no, anche se lo so fare, mio Francesco, sono quello che mi serve, mio Francesco, sono mica ricchi, sa, se segnate un facessimo un miliardo al tutto calcio, non sai che le spiego ora, non sai il nostro obiettivo, no, però testa mia. Prova a chiedere perché i prezzi non parlano mai degli animali e una che fa del bene, non c'è una questione di forza. Anzi, qui che va a attaccare i preti fa manco delle... Sì, beh, Giampaolo dice perché i preti non parlano mai degli animali, beh. Pensaci, insomma. Beh, gli animali, mi più vecchia che divento, più adoro gli animali. Vero, vero. E chissà invece che a chiamarti non sia proprio qualcuno di loro. Cioè, invece che essere duro, potrebbe essere un animale, per esempio, che ti piace particolarmente. Il primo è che mi è l'animale che do la libertà. Mi ha un pappagallo, mi ha distrutto una casa perché non volevo che fosse in gabbia. Beh, questa è una bella cosa, sai. Bella. Cioè, guarda, guarda a me, comincia a guardarti attorno, vedrai che trovi gli dèi. Attorno, ma cosa combino? Trovi gli dèi, anziché pensare a un Dio che ti mette in ginocchio, ti trovi gli dèi attorno. Ah, mi Dio, sono dove che poverino, che lavora anche a te, Dio Sclero, va bene, amica mia. Va bene. Ti metto giù e ti ringrazio. Ciao, ciao, grazie a te. Vediamo un attimino. Sì. Pronto? Scusa, sono con Marco. Ciao Marco. È una parola solo perché mi ha stimolato un po' l'intervento della signora, no? A proposito di insegnamento della religione a scuola. Ma io mi chiedo, ma i preti non hanno le loro chiese, i patronati, e potrebbero essere aperti tutti i giorni? Se lo chiedono tutti, Marco! Scusa, non ho capito. Se lo chiedono tutti! Ecco, voglio dire, ma se la religione deve essere, secondo me, la prima cosa, no, la caratteristica, un atto di spontanea adesione da parte dell'individuo a queste forme di credo, a questi, ecco, non so, anche... riti eccetera, e perché non deve essere una cosa sentita e spontaneamente scelta dalla persona? Ma scusa Marco, non è una forma di paura quella di entrare anche addirittura in forma capillare nella scuola, perché loro mai molleranno la scuola? Marco, no? Me l'hai dato tu il nastro. Sì, sì. Me l'hai dato un nastro dicendo che se i preti non hanno in mano i bambini non riescono a condizionarli. E allora mi chiedo, in coscienza, no? Se loro sanno che anche attraverso, non so, se loro sanno di trasmettere delle cose giuste, ma le fanno attraverso metodi, secondo me, che sono impositivi, che sono coercitivi, che sono quasi dispotici, non c'è democrazia in questo. Mi chiedo, ma possono dirsi in buona fede che hanno la coscienza a posto? Ma poi, a parte che poi, guarda, vediamo degli esempi di cristiani tirati su in modo schifoso, perché si parlava un momento fa di ipocrisia, no? Io mando il film. Marco! Dimmi. C'è qualcosa di spontaneo nel prete? Non lo so, Giampaolo, cosa c'è di spontaneo. È naturale. In dialetto, ti dico, sono intrigato a capirmi se sono spontaneo a mia volta. Voglio dire, io ho fatto catechismo, no? Prima di ascoltare la radio qua, facevo catechismo. Al sabato. E mi ricordo, erano bambini di seconda elementare. Tenerli fermi un'ora, mi costava, guarda, un occhio della testa. Insomma, era da morire, mi facevano pena quei bambini, perché guardavano fuori dalla finestra. Poi quando è maggio così, no, aprile, cominciamo le prime giornate di primavera, tra l'altro c'erano anche dei bellissimi peschi fioriti vicino a quelle maledette finestre di quell'asilo, e loro incantati guardavano, e io dovevo fare la lezione di dottrina. E mi chiedevo, ma come si può tenere... Guarda, durante la settimana, no, hanno un'ora, credo, di religione a scuola. Al sabato dovevano venire al pomeriggio, che era la prima mezza giornata libera, si può dire, perché sai, alle volte non si faceva i compiti perché poi c'era la domenica, che è giorno di vacanza. Allora, niente, castigati anche lì, perché dalle 2 alle 3 un'ora di dottrina. Alla domenica dovevo andare a messa, al pomeriggio c'era l'animatrice dell'Azione Cattolica, allora al pomeriggio non c'erano più le funzioni, ma dovevano andare in chiesa, facevano i gruppi, facevano i giochi. Ma insomma, voglio dire, ma certo che poi a 15 anni non vanno più in chiesa i ragazzi, a 14-15 anni non ne vogliono più sapere, ma io voglio dire ai preti, voglio fare questa raccomandazione, vi rendete conto che li saturate in 14-15 anni? No, li distruggono, li fanno a pezzi. Ecco, allora, dov'è la spontaneità? Non esiste? Un prete me l'ha detto una volta, me l'ha detto anche più grossa di quella che ti ho fatto sentire nella cassetta. Ah, sì. Noi li prendiamo quando nascono e quando muoiono. Capito? Sì, sì. Basta, poi per il resto... aspettiamo là, dopo che facciano quello che vogliono. Dobbiamo lasciarli andare, no? Allora? Voglio dire, insomma,
poca religione, ma di gente che non sia ipocrita. Poca, guarda, pochi esempi, pochi religiosi, ma che diano veramente vita e anima e animale questa religione, perché è morta sta religione, è tenuta in piedi, è tenuta in piedi, bastoniamo se ci riusciamo, è tenuta in piedi da maghi, è una cosa incredibile, no, non lo so, se c'è cosa, ipocrisia, perché animale, vieni ha qualcosa da far con sì, sì, no, volevo ascoltare anche Giampaolo, ma no, voglio dire, io vorrei, no, alla domenica per esempio, quando fanno la predica, no, i preti, c'è della gente in chiesa che è annoiatissima, guardano l'orologio, tirano le gambe, vanno con i piedi sotto la sedia dell'altro davanti, e si soffiano il naso, qualcuno tossisce, insomma sembra dire sto prete quando la smette sì o no. Ecco, e non è ipocrisia anche quella andare a perdere un'ora in chiesa per aspettare che... Ipocrisia il prete, non quelli che ci vanno. Scusa. Quelli che ci vanno sono sottomessi. E quelli che ci vanno sono sto qui, loro o se no, o se no ho sentito, o se no sento tanti dire andiamo lì che il prete in 5 minuti fa la predica e si sbriga. Insomma, vorrei dire una cosa, non... Io almeno non ne posso più di queste forme qua di religione, spero che almeno ecco, si possa sperare che dagli errori, no, e dai sbagli nasca qualche cosa di nuovo, comunque... dal monoteismo non può nascere niente. Sì, capisco, ma vedi Francesco, una rivoluzione così profonda di pensiero, no, deve passare... ci vuole tanto tempo prima che la gente veramente metta dentro dei semi... Secondo me sì. Marco, sì. Io ho avuto una visione che è spaventosa, ma comunque pian pianeo vedrai. Lasciare le maniglie, Claudio, è difficile. Ne ho provato, guarda, l'ho provato io. Lo so. Ci sono voluti 10 anni almeno per arrivare a fare un tipo di lavoro, di processo, di almeno così per dire me ne sto da solo con i miei pensieri, la mia. Guarda, mio figlio per esempio, no, a scuola dice, e lui fa il terzo anno di informatica. Tutti i ragazzi all'ora di religione sono contentissimi, perché? Perché qualcuno ne approfitta per ripassare la lezione che non si è studiato il giorno prima, perché magari si è fatto un'ora di computer, l'altro magari per dire le cose che vuole, e l'altro, cioè l'ora di religione, che bello, c'è religione, domani abbiamo come l'ora di ginnastica, no? Ecco, e insomma Cristo non se ne parla più, ha detto anche lui, alle volte meglio viene... Meglio se ne parli. No, ma meglio forse. Marco, voglio invece che dica un episodio. Sì, dimmi. In una scuola mia figlia l'anno scorso c'era un prete che non faceva niente, no? Erano tutti molto contenti, e lei invece usciva dalla scuola, no? Quest'anno è arrivato un altro prete che fa religione sul serio con compiti e interrogazioni e si pensa che il prossimo anno dimezzino gli iscritti. Senti, io ho fatto la ragioneria, no? E all'ora di religione facevano morire di rabbia i preti, diventava rosso come un peperone, perché due o tre, no, miei compagni erano di estrema sinistra probabilmente o qualche cosa di peggio. Quando entrava faceva neanche a tempo, no, di mettersi sulla cattedra, dava il buongiorno, ci ha lodato Gesù Cristo, e sti qua prendevano la sedia, no, del banco, la giravano, no, a 180 gradi e si sedevano con la schiena rivolta verso l'insegnante. Beh. Ti rendi conto? Guardavano il muro, no, in fondo alla classe. Non erano girati normalmente con la faccia davanti al professore. Sì, sì, sì. Si giravano di schiena. Beh, il prete subiva 5 minuti di attacco isterico e allora non sapeva cosa fare, rimaneva impalato, no? Diventava rosso, bianco, viola, verde, cambiava tutti i colori, perché aggredirli no, perché cioè, la carità cristiana se ne va a far benedire, lui doveva essere esempio. E fare la lezione con tre persone che ti girano le spalle è un insulto, no? Un insulto, perché insomma è anche mancanza di educazione. Però insomma questi qua non si schiodavano. E poi sul più bello che lui cominciava a predicare, per dire, no? E loro cominciavano a ridere, a sghignazzare, e allora altri 5 minuti di crisi isterica. No, voglio dire, insomma, le ho viste queste cose. Sì, sì. Volevamo andare avanti così, e va bene, andiamo avanti così. Va, va bene. Ciao, ti saluto. Ciao, Marco. Ciao. Sì, quello sì. Sì, salve, ascolta, niente, volevo dire io a quel signore che diceva che ci sono le persone in chiesa che si stancano e così via. Cioè io lo dico, io sono cristiano, vado in chiesa e sono tranquillo, rispetto le vostre cose e penso che voi rispettate le mie idee, giusto? No. No, vabbè, a posto. Non è educazione comunque. Volevo dire, quelle persone che soffiano e sono stanche durante la predica, sono tutti maggiorenni e possono benissimo starsene a casa, giusto?
Ecco, quelli lì secondo me possono stare nella casa sua, non. Io se vado a messa vado perché so che devo fare un'ora, vado là, me ne sto tranquillo. Vabbè, d'accordo. Ecco, no, ma devo dire a quel signore là che insegnava dottrine e tutto quanto, adesso ho voltato le spalle e si vede. Problemi che... tuoi. Esatto, tutto, avrà avuto qualcosa di. Vabbè, a posto. Ciao. Io mi chiedo. No, il problema è questo, perché dico che io non rispetto le tue idee? Perché io non rispetto le idee di Hitler mentre costruisce i campi di sterminio, non rispetto le idee di chi ha massacrato 2 miliardi di persone solo per imporre la propria fede. Per questo io non ho rispetto, dopodiché tu puoi pensare come vuoi, però io non posso dire che quello che tu pensi è giusto o meriti rispetto. Sì, beh, l'errore che di cui dice Giampaolo, no. L'errore è considerare banale. Allora, ma dimmi. Luigi da Padova. Dimmi. Sto ascoltando, è interessante il vostro discorso, però io per esempio sono stato educato dal punto di vista cristiano, no? Frequentato gli oratori, compagnia. Beh, oggi sono critico nei confronti della Chiesa, sì? Cioè, non è vero che tutti quelli che vanno in Chiesa hanno le fette di salame sugli occhi, c'è chi ha le fette di salame e c'è chi vede che la Chiesa ostenta ricchezza, è opulenta e va contro al suo insegnamento. No, non va contro, no? Cioè, la Chiesa non è mai entrata in contraddizione. Non è una contraddizione questa, eh? Ma non è vero. No, non è in contraddizione. Ma non è vero. La Chiesa deve impossessarsi degli individui, costringerli in ginocchio, per cui per questo gli serve la ricchezza. Ma non è vero. Se vuoi, senti, io... non è l'insegnamento della Chiesa dei Vangeli. No, allora, è l'insegnamento, l'abbiamo già dimostrato in decine di trasmissioni. La Chiesa uno può dimostrare anche che si può camminare con la testa. Sì, però noi abbiamo 1500 anni di storia per avere la verifica, cioè che quegli insegnamenti che poi dimostrano... La Chiesa svolge un ruolo, ma al di là del ruolo che svolge, l'insegnamento che dà alle persone, no, che dovrebbe dare alle persone, è un insegnamento che è positivo. No, non è vero, è criminale, deve impossessarsi delle persone. Ovvio, amico mio, vuol dire che tu non conosci il cristianesimo. Perché io non sono mai, non mi sento impossessato. Sì, sì, ma indubbiamente, non metto in discussione questo. Non mi sento che poi ci siano delle persone che seguano ciecamente, che siano bigotti, ma quello c'è dappertutto. No. C'è l'insegnamento della Chiesa è quello di mettere in ginocchio le persone. La propaganda cerca di dare cose diverse, nei seminari si insegna come distruggere le persone e sentire. Nel modo più assoluto. Vabbè, siete d'accordo. Fuori fase. Ciao. Sì, per una cosa che appunto io vorrei proprio chiarire, proprio che non esiste un insegnamento positivo del cristianesimo. Non è che il cristianesimo la Chiesa aveva tradito il Signore di Cristo, lo ha sempre applicato. Vedevamo? Sì, ciao, ascolta, volevo intervenire anch'io perché ho un'esperienza da portare, no? Un'esperienza pratica. Cioè, io sono partita da una posizione similare alla vostra, diciamo, no? E nel senso che non ero per niente condizionata. Non è possibile. Comunque non è possibile, però tu, se non è possibile, va bene, se tu sai che sei possibile per me, comunque va bene. A me è successo di assistere ad un sacramento senza, cioè per caso, non ero andata in cerca io, non ero cioè mi ero provata ad assistere a un moribondo praticamente a cui è stata somministrata l'estremunzione, no? E questo prete che è venuto era molto renitente a darla, diciamo, no? Non ho visto affatto un accanimento, un sfregarsi le mani perché adesso mi giappo un altro, tutt'altro, c'era una resistenza a dare l'estremunzione a questo paziente che stava morendo. A me questa cosa ha sorpreso tantissimo, no? E tra l'altro, una volta che è stata data questa estremunzione, io ho percepito chiarissimamente una cosa che non mi era mai successa, la presenza del bene. Cioè, non so spiegarti che cos'era questa cosa. No, te lo spiego io che cos'è la cosa dopo. Sì, no, non era un'autosuggestione. No, so esattamente io che cos'è. Cioè, questo prete non era affatto...
lì apposta per prendersi un'altra anima. So esattamente cosa è successo. Cose sono due cose, cioè una cosa è il passaggio della morte, una cosa è la criminale del prete. Allora io ho percepito e con me tutte le persone che erano presenti lì, non è stata una cosa soggettiva, cioè un'allucinazione, come chiamate voi con i termini vostri, com'è? Per cui io dopo questa esperienza ho detto, adesso vado piano, insomma, prima di dire che sono tutte fandonie, no? E mi sono messa anche un po' a rifrequentare la chiesa, diciamo, no? Sì. Anche se io sono d'accordo voi che come istituzione... Scusate ragazzi, vai avanti, scusa. No, se ridete... No, vai avanti, tranquilla. Interessa o non interessa, non è che... Io... No, vai avanti per piacere. Allora, il discorso, adesso ho perso il filo, cosa stavo dicendo? Sì, che avevi la cattiva abitudine di andare in chiesa, sei tornata in chiesa. Sì, sono tornata in chiesa. Con la cattiva abitudine. Sì, vabbè, però voglio dire, cioè, per quello che riguarda l'istituzione, io sono d'accordo con voi, cioè, mi metto anch'io a dirne quante ne volete, insomma, non è una cosa, una novità questa, no? Però il discorso è questo. Cioè, nonostante tutte le magagne, tutti gli orrori, tutto quello che vogliamo fatte dagli uomini, il discorso della fede portata avanti, cioè la fede in Cristo, è autentico. No, il Cristo che tu descrivi è diverso. Adesso vi spiegherò io cosa ti è successo a te. Sì. Te lo spiego io per radio comunque. Sì, no, posso finire? Sì, sì, certo, certo. Adesso aspetta perché mi sono persa. Dicevi che la fede in Cristo è autentica. Sì, tu portavi vari esempi, io qualche non ti ascolto sempre, ti ho ascoltato saltuariamente, sì, sì. Non è che io seguo tutto il tuo discorso, no? Però quelle volte che ti ho sentito, secondo me hai detto anche delle stupidaggini, nel senso che per esempio hai travisato. Tu dici che hai 3-4 Bibbie, no? Sì, anch'io ne ho diverse versioni, no? Le varie, eccetera. Io ho sentito dire delle cose, hai letto testualmente dei passi in cui tu aggiungevi parole tue, però. Quali? No. Quali, ad esempio? Le Bibbie ce l'ho anch'io, guarda che questo non lo faccio mai per abitudine. Ascolta, quando tu hai detto, sì? Adesso io mi ricordo due esempi, adesso non li riporto neanche, quella volta in cui tu hai portato l'esempio del fatto, per esempio, che Cristo scaccia i demoni da un posseduto, da un indemoniato, come lo vuoi chiamare, e li manda dentro nella cosa dei porci, no? Sì? Nel banco dei porci, eccetera, e i porci si buttano giù dal precipizio. Cosa ho aggiunto? Hai aggiunto il fatto che Dio, li manda dentro ai porci, e invece è scritto chiarissimamente che sono i demoni a chiedere: se tu ti mandi via da questa persona, mandaci almeno dentro nei porci, no? Questo può essere, ma non era quello il discorso. No, è un discorso molto chiaro, invece, vedi, che attraverso piccole falsificazioni... Senti, io falsificazioni nei concetti non ne faccio mai, proprio per una questione di stile. E quel discorso che io volevo fare, probabilmente, tu lo stai un pochino travisando. Anche le streghe chiedevano di andare sui roghi, vero? Comunque, senti, io invece ho un'urgenza adesso, da spiegarti cosa ti è successo. Sì. Per cui adesso devo mettere giù proprio per spiegarti. Dopodiché mi puoi ritelefonare quando vuoi. Va bene? No, posso finire il discorso? Ma vatti sei breve, perché ho un'urgenza di telefono, anche perché ormai abbiamo finito la trasmissione. Sì. Va bene, dai. L'altro discorso è questo. Allora, una secondo me, una forzatura che io ho sentito in te era questa, no? L'altra forzatura che io ho sentito era quando dicevi che Gesù mette in ginocchio le persone. Ah, no? Ho 50 passi da citarti. 50. Non uno, 50. Io ne ho 50. Va bene. Cioè, voglio dire, per me le cose si deducono da tante, cioè la scrittura sta... Senti, adesso chiudiamo qui il discorso, perché abbiamo 1500 anni di applicazione della dottrina cristiana. Sì, ma io sono d'accordo con te sull'applicazione. Io ti parto del principio. Va bene.
Per un'esperienza diretta. Vabbè, adesso ti do la spiegazione dell'esperienza diretta che hai fatto tu. Vabbè. Ok, ciao. Ciao. Allora, blocco tutto quanto per dare questa spiegazione qua. Allora, vediamo un attimo qual era la situazione esatta in cui ci trovavamo. Avevamo delle persone che assistevano. Una persona che stava morendo, no? Per cui queste persone che assistevano afflitte, arriva questo prete, dà l'estremunzione, la persona muore e queste persone sentono un'onda di bene, no? Questo è in sintesi, da quello che ho capito, sì, il discorso. Allora, primo, le persone che assistono sono state condizionate al cattolicesimo. Cosa vuol dire questo? Che qualsiasi sensazione loro subiscono, qualsiasi percezione loro subiscono, la indirizzano e la leggono con i termini del cattolicesimo, cioè con i termini in cui sono state condizionate a leggerle. Questo è il primo elemento da tenere presente. Secondo, dice la nostra radioascoltatrice, poi mi corregge se vuole, gli lascio il telefono anche per correggere. Dice la radioascoltatrice che lei in quel momento ha sentito un'onda di bene. Aspetta, porca miseria, si scappa via. Va bene, lei ha poi è arrivato il prete che era restio. Allora, qui c'è un afferramento della tensione. Chiaramente il prete non va là a dire ho preso un'anima, va là contrito, va là con l'atteggiamento di dire ho il morto, va là a fare questi atti. Secondo elemento è l'onda di bene che ha sentito. Allora, io sono in grado di vedere i corpi luminosi che si staccano dai corpi fisici quando questi muoiono, posso vedere la dissoluzione di questi corpi luminosi, posso vedere i corpi luminosi che si staccano dai corpi fisici strisciando, posso vedere quando mi è concesso significa quando la mia forza mi consente e lo spettacolo me lo permette, di vedere il splendore di personaggi ben diversi. Ora, quando una persona muore, il corpo luminoso si stacca e normalmente se questa persona ha vissuto in maniera normale riesce a partorire il corpo luminoso, con che forza non ha importanza. E questa è l'onda di emozione che lei ha sentito. Praticamente questa persona cos'è che ha sentito? Non ha sentito altro gli effetti psichici del corpo luminoso di questo morto che si stava staccando. E probabilmente, avendo sentito questi, li ha trasformati, li ha letti in misura cattolica. Ah, Dio, ecco Gesù, ecco qualcosa che è stata educata. L'altro discorso che volevo fare è questo. La persona che assisteva, cioè questa radioascoltatrice, diceva che lei aveva le mie posizioni, cioè lei era scettica col cattolicesimo, era scettica col cristianesimo, lei non credeva. Cosa è successo questo? Che per non credere, lei non è che ha fatto un lavoro di stregoneria, cioè nel senso che non è andata a trovarsi gli elementi magici del mondo che ci circondano. Lei ha fatto un discorso di ragionamento, cioè lei ha costruito la sua non convinzione sul cattolicesimo attraverso il ragionamento, attraverso la deduzione. Cosa comporta questo? Comporta che il condizionamento educazionale, il suo pensare che la magia, la stregoneria, i campi di energia comunque appartengono a Dio, comunque appartengono al padrone, comunque sono messaggio di Gesù, l'hanno indotta a identificare le sensazioni che lei ha sentito in quel momento con Dio, Gesù, gli angeli, la Madonna. In pratica cosa ha fatto? Lei finalmente ha potuto tornare in chiesa liberata e sottomettersi, liberata da tutto quel fardello, da tutta quella fatica ideologica che ha fatto, per capire che la religione in fondo era una schifezza. Lei lo ha capito con la ragione, con i ragionamenti questi, però quando si è trovata davanti al proprio condizionamento educazionale, al proprio intimo, al proprio io, lei ha letto quello che ha subito in maniera cattolica ed è tornata in chiesa, è tornata a sottomettersi. Questo è il senso reale della cosa, è che il cattolicesimo non è una forma di pensiero di cui possiamo discutere. Il cattolicesimo è una forma di condizionamento della persona che fa soggiacere la persona. Dopo quella persona fa degli sforzi per sottrarsi dall'assoggettamento. Però se quegli sforzi sono sforzi della ragione, sono sforzi di lettura, sono sforzi razionali, lei ricade la prima cosa magica che gli succede. L'ateo che gira l'angolo,
vede la ninfa, vede il campo di energia, lo trasforma come la Madonna, perché anche se lui ateo è stato educato da cattolico, per cui lui vede un campo di energia e, dice, e lo trasforma come la Madonna, l'ateo si mette in ginocchio. Ma non è il fatto che lui vede la Madonna e lo dice la religione ha ragione, solo che il suo condizionamento educazionale è stato superato dal punto di vista della ragione, ma non è stato superato dal punto di vista della magia, per cui ogni cosa davanti alla magia, davanti ai richiami del mondo che ci circonda, davanti al potere del divino, ecco che chi è stato educato in maniera cattolica lo trasforma in termini cattolici. Questa è la perversione del cattolicesimo. Il cattolicesimo mette in ginocchio i bambini, distrugge la loro capacità di percezione. Per cui, cara mia, tu hai semplicemente percepito un essere umano che moriva e che riusciva in qualche modo a partorire il suo corpo luminoso, che non si era lasciato distruggere. Per che motivi o per cose, bisogna vedere la sua storia. E hai sentito l'onda di trasformazione. Tutto lì, non hai sentito nient'altro. E questo lo puoi sentire ogni volta che assisti a qualcuno morire. Puoi assistere al dolore della distruzione di chi non partorisce il corpo luminoso. Puoi vedere l'orrore di tutto questo. E puoi sentirlo se hai un minimo di sensibilità. Però questo tu non mi puoi convalidare la sottomissione a un Gesù di Nazareth partendo da questo. Questa è una porcheria, amica mia. E non è una porcheria perché tu hai detto una cosa non vera, ma perché ci sono delle componenti in quello che tu dici che sono orrifiche. Quando tu mi dici che io sto dicendo delle cose non vere, non ricordo esattamente quel passaggio inerente ai porci, comunque è vero che, perché lo ricordo a memoria, che i demoni dicono mandaci almeno nei porci, questo è vero, ma a me non è che mi interessa quel tipo di specificità. Ogni discorso ha 50 sfaccettature diverse e un discorso viene fatto per un fine, cioè il mio fine era quello di dimostrare che il demone e il Gesù dei Vangeli Ufficiali distrugge Daimos, cioè Daimos in greco, perché i Vangeli Ufficiali sono scritti in greco, è il Dio che cresce dentro agli esseri umani, cioè sono gli esseri umani che si fanno Dio, e lo scopo del Gesù di Nazareth è quello di distruggere il Dio dentro gli esseri umani per poterli mettere in ginocchio, perché gli esseri umani che sviluppano un Dio riconoscono tutte le divinità che ci circondano e non si metteranno mai in ginocchio, se non per tattica, se non per strategia, se non per ottenere qualcosa, per cui per scelta, non perché rinunciano a se stessi. E c'è una guerra in corso questa, ed è tanto più feroce questa guerra che io ti potrei portare dei Vangeli altrettanto antichi di quelli ufficiali in cui questo discorso è molto più preciso ed è molto più potente. Per cui non mi puoi dire che non è vero questo. Per quanto riguarda poi il discorso che Gesù invita, vuole sottomettere le persone, beh, di questi passi te ne posso portare 50, non uno, 50. Francesco, ti lascio a te perché ho finito. La trasmissione l'abbiamo finita, lascio la parola a Francesco e dopo mettiamo su la cassetta di Mario. Ecco, io appunto vorrei, visto che le ultime telefonate, aggiungere qualcosa di particolare, cioè alcuni ascoltatori pensano che sia possibile scindere il messaggio cristiano dalla Chiesa, questo non è possibile, cioè noi dobbiamo capire una cosa, che l'istituzione è il messaggio e il messaggio è l'istituzione, cioè nel senso la Chiesa è l'istituzione, il messaggio cristiano non è una cosa separata, è funzionale o uno all'altro. È come noi avessimo una penna, la penna, il corpo fisico è la Chiesa, il contenuto della penna, l'inchiostro, è il messaggio del cristianesimo. I due sono necessari, perché se io ho l'inchiostro mi macchio e non posso fare niente. Se ho la penna senza inchiostro, questa non serve assolutamente a niente. Perché le cose funzionano con la Chiesa Cattolica? Perché noi abbiamo che le due cose sono inserite, cioè nel senso abbiamo la penna che è la Chiesa, abbiamo l'inchiostro che è il cristianesimo, cioè il messaggio cristiano, che è dentro la penna, e la penna la può scrivere. Cosa può scrivere una penna? Può scrivere una poesia, nel caso dei cristiani può scrivere la condanna per il mondo, può scrivere le condanne dell'Inquisizione e tutto quanto questo. Bisogna proprio perdere questa capacità di poter scindere le cose. Il monoteismo, cioè è uno, cioè nel senso che non è come nel politeismo che noi possiamo dire ci sono delle divinità che sono terrifiche, le rinunciamo e prendiamo delle divinità diverse. Il monoteismo è soltanto quello, cioè c'è un unico Dio. E in quanto unico Dio, tutte quante le cose sono uniche, cioè nel senso che sono complete in se stesse, cioè sono autosufficienti e di conseguenza non le posso scindere. Di conseguenza qualsiasi cosa è sempre legata. E poi trovo una cosa che è veramente pericolosa, è quella di banalizzare le cose, cioè nel dire sì, i preti sono buoni. No, lo fanno per tecnica, cioè è uno strumento momentaneo di affrontare le cose. Ma il loro messaggio è sempre quello, cioè nel senso che questo famoso inchiostro è dentro questa penna non può scrivere condanne a morte, non può massacrare la gente e di conseguenza scrive delle cose banali. Quando potrà tornare a scrivere delle cose pericolose lo farà.
ma ricorda che noi siamo sempre in presenza di una penna e di un inchiostro, cioè di uno strumento e della necessità del suo contenuto. E questo contenuto non cambia, cioè io posso scrivere una parola diversa, ma lo scriverò sempre con la penna e con l'inchiostro. E nel caso del cristianesimo il messaggio è l'istituzione e l'istituzione è il messaggio, cioè non si possono scindere, come non lo fanno i monoteisti, un unico Dio, un'unica Chiesa, un unico messaggio. E questi sono sempre legati. E poi veramente una cosa preoccupante sentire dire agli ascoltatori che adesso la Chiesa è ridicola. Non, la Chiesa non è ridicola, siamo noi che siamo ingannati e la percepiamo come meno pericolosa, siamo noi che siamo sprovveduti, siamo noi che non ci accorgiamo del pericolo, siamo noi che diamo agli altri la possibilità di sfruttare la nostra sincerità o la nostra ingenuità, ma loro non lo sono. Di conseguenza chi accetta e chi dice ma in fondo è una cosa stupida, è una cosa banale, non è vero, è un pericolo. Cioè, è come noi andassimo a maneggiare delle scorie radioattive, andassimo dentro un reattore nucleare, noi le radiazioni non le vediamo, potremmo maneggiare per un certo periodo, pochissimi secondi, questa cosa, non vediamo le radiazioni, ne rimaniamo contaminati e distrugge la nostra vita. Questo è il pericolo. Cioè, il cristianesimo è un rifiuto tossico nocivo e di conseguenza va anche stoccato con dovuta attenzione. Noi non possiamo lasciarsi abbindolare, perché veramente ne rischiamo, ma non rischiamo tanto per gli altri, ma per noi stessi. Rischiamo la possibilità di non trasformarci. Sì, questo è fondamentale, cioè, è proprio la nostra vita che ne viene distrutta. Poi un'ascoltatrice che, citando Claudio sulle citazioni della Bibbia, Claudio ha un brutto difetto, regge troppo la Bibbia, d'altronde è una lettura nociva, però lei dice in fondo ci sono i demoni che chiedono di entrare nel corpo dei maiali per essere distrutti. Ma le streghe hanno preferito morire bruciate sul rogo, l'hanno forse chiesto, e pur di non rinunciare a loro stesse hanno accettato la morte. Cioè, questo qua significa qualcosa. Cioè, dobbiamo pensare che da questo esempio, con cui è possibile prendere un demone e sua richiesta, io lo mando in un corpo di maiale e lo distruggo, significa che lo posso fare anche con gli esseri umani. Cioè, questi sono messaggi, sono pericolosi, sono immagini che vengono utilizzate. Io vorrei fare un paragone. Noi abbiamo il cosiddetto Cristo, quel cialtrone, come lo possiamo definire, che sarebbe il messaggero di Dio, che porta la verità, che porta il salvatore del mondo, e noi dobbiamo credere in maniera più assoluta. Bene, per gli antichi greci Mercurio, Hermes, era sì il messaggero degli dei, ma era anche il re dei furbi, degli ingannatori. Di conseguenza chi percepiva il messaggio doveva sapere che il messaggio poteva essere anche falso, perché lui era il re dei furbi, era il re degli ingannatori. Di conseguenza sì, era il messaggero degli dei. Stava nell'uomo nella capacità di dire, ma io di fronte sì, ho il messaggero degli dei, ma ho anche chi è il re degli inganni. Di conseguenza sta la mia intelligenza, la mia capacità non farmi ingannare, riconoscere dove sta la verità. Di conseguenza il messaggio per me non era fondamentale, era fondamentale l'abilità che io avevo nel capire il messaggio. Questa è una distinzione fondamentale. Fondamentale questo, Va bene, chiudiamo qui la trasmissione, Francesco. Sì? Magia, stregoneria, paganesimo. Ricordo a questa radioascoltatrice e a tutti gli altri che questa sera dalle 19 alle 20 io finirò la lettura del libro dell'Anticristo e dalla prossima trasmissione leggerò Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la quarta parte però. Cioè, salterò tutte le prime parti che possono essere più pesanti da chi non è indotto e la quarta parte parlerò, attenzione, la relazione fra Gesù e i farisei, no? Nel suo tempo, nell'applicazione pratica che ne ha data la Chiesa Cattolica. Per cui, se qualcuno vuol dire che io cito falsamente, dalla prossima, dalle 19 alle 20 è in ascolto, dalla prossima volta comincerò Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la quarta parte, per cui vedremo come è stato bruciato Iangas, vedremo come è stato bruciato Frate Dolcino, vedremo come si comporta Wojtyla con le persone, vedremo come si comportano i vari personaggi applicando gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, sono Claudio Simeoni, via del Vignole 4 a Marghera. Qui con me c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Do l'indirizzo casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che l'istituto sta battendo un bollettino col crogiolo dello stregone. Se qualcuno gli interessa può richiederlo a Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Dobbiamo dire qualcos'altro, Francesco? No. Bene. Ci vediamo a Treviso alla conferenza. Ci vediamo a Treviso alla conferenza a Palazzo Onigo alle ore 18:30. Magia, stregoneria e paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana.
E niente, mi spiace per la radioascoltatrice che pensava che noi stessimo ridendo, invece purtroppo stavano, Francesco e Gianpaolo stavano commentando, cioè stavano preparandosi le risposte. Non era un ridere, perché noi non ridiamo mai di nessuno, magari mi incazzo, ma io non rido di nessuno. Io ho il massimo rispetto della persona, però di fronte a delle affermazioni così pericolose, così nocive, così masochiste, stavo commentando appunto con Gianpaolo la cosa, cioè, di conseguenza trovavo veramente quasi troppo sensibile, cioè provavo pietà per questa ascoltatrice, nel senso che dispiaceva pur avendo una sensibilità, era addolorato che la sua sensibilità diventasse uno strumento per la sua autodistruzione. Noi non ridiamo mai di nessuno, perché capiamo la fatica di affrontare la vita. Magari io mi incazzo, mi arrabbio, magari tiro fuori i denti, magari sono pronto a fare qualsiasi tipo di combattimento nei limiti possibili, ma non rido mai di nessuno, questo è assoluto. Posso deridere il potere, posso deridere chi è più forte, mai chi telefona questa trasmissione o chi è più debole di me. Per cui vi do appuntamento per le ore 19, magia, stregoneria, paganesimo, con la finale del libro dell'Anticristo. Arrivederci e a risentirci, grazie. Salve.